Il Tempio dell'Unione, Adama e Anamar. Saluti e ringraziamenti, miei amati. Chi vi parla è il vostro fratello Adama. Io sono qui oggi con Anamar, uno degli anziani di Telos, che vive qui da quando la città venne costruita poco più di 12.000 anni fa. Anamar ha vissuto in Lemuria per più di 2.000 anni prima dell'affondamento del continente e ha mantenuto lo stesso fisico giovanile per circa 14.000 anni, in base al tempo così come voi lo percepite. Egli è molto alto, forte e di bell'aspetto e dimostra circa 35 anni o anche meno. Ai tempi di Lemuria, Anamar e la sua fiamma gemella costruirono un tempio di strabiliante bellezza chiamato il Tempio dell'Unione. Quest'ultimo fu eretto in onore dell'amore e dell'unione delle fiamme gemelle. Da allora, Anamar e la sua compagna sono sempre stati i guardiani per il pianeta di questa imperitura fiamma d'amore immortale. Ora faccio un passo indietro per permettere ad Anamar di continuare. Vi saluto. Io sono Anamar. Gioia e amore a tutti voi che leggete questo messaggio. Al tempo di Lemuria, la maggior parte degli uomini e delle donne condivideva le loro vite con le loro amate fiamme gemelle. Questo maestoso tempio era il luogo in cui si celebravano i matrimoni. Le coppie si adornavano in gran bellezza ed eleganza per consacrare la loro unione con l'energia della perenne fiamma dell'amore immortale. Sebbene con l'affondamento di Lemuria questa fiamma d'amore venisse meno a livello vibrazionale, il tempo dell'unione fu elevato alla frequenza della quarta dimensione quando il continente andò distrutto e la fiamma preservata. Questo tempio esiste ancora oggi nell'area vicino al Monte Shasta, là dove era collocato originariamente ed è tuttora oggi nella frequenza vibratoria della quinta dimensione. Nonostante la sua antica struttura non esista più nella tridimensionalità e non possa essere visto nella vostra realtà, vi assicuro che per noi è assolutamente reale e tangibile. È attivo e continua a espletare tutte quelle funzioni per le quali fin dalla sua origine era stato creato. Si trova nella città cristallina di luce allo stato eterico, nella zona del Monte Shasta. Questa città si estende approssimativamente per 40-65 km di diametro. Vi è stato promesso che questa meravigliosa città lemuriana alla fine sarà calata in un'espressione fisica e che molti di voi saranno in grado, su invito, di vederla e di entrarvi. Ci state chiedendo quando questo accadrà. Il momento esatto ancora non lo sappiamo. Possiamo anticiparvi che sarà verso la fine di questa decade o poco dopo. Quando accadrà, questo tempio, insieme a tutte le altre meraviglie che la città di cristallo offre, sarà accessibile a coloro che avranno raggiunto nel loro sviluppo spirituale l'appropriata vibrazione. Aurelia, conosciuta anche come Louise Jones, ai tempi di Lemuria era impegnata in una missione che riguardava questo tempio. Qualche anno fa mi ha ritrovato il luogo facendo una camminata a un paio di miglia da casa sua, nell'area del monte. Fin dall'inizio si è resa conto che si trattava di un luogo veramente speciale, ma non è riuscita a capire perché e a svelare il mistero. Per ragioni sconosciute alla sua consapevolezza, si sentiva attratta dal ritornarvi spesso per fare delle passeggiate e meditazioni. Diverse volte, nell'arco della settimana, noi la guardavamo camminare su per la collina mentre seguiva la spinta del suo cuore. Era sempre con grande piacere e gioia, soprattutto all'inizio, che la osservavamo arrivare. Pazientemente aspettavamo il giorno in cui avremmo potuto comunicare con lei in maniera più diretta, anche se lei non se ne rendeva conto razionalmente. Ogni volta che veniva, riceveva su un piano superiore il nostro caldo benvenuto, insieme alle nostre attenzioni, amori e abbracci.
Erano passate diverse migliaia di anni da quando avevamo avuto l'opportunità di comunicare a livello consapevole in quel luogo con un abitante della superficie. Ci sono diverse persone che vivono in quest'area e che a loro volta salgono sulla collina per delle passeggiate di tanto in tanto, ma nessuno di loro ha mai avuto qualche tipo di consapevolezza di ciò che questo luogo rappresenta. Alla fine venne offerta alla nostra cara Aurelia una maggiore chiarezza sulla natura del suo posto preferito e sul perché sentisse una così forte attrazione. Il suo amore e il suo profondo rispetto per la sacralità del luogo ci hanno consentito di manifestarci a lei in modo più aperto e di rivelarle con abbondanza di dettagli la missione nella quale era precedentemente coinvolta insieme a noi in questo sacro tempio. Nell'autunno del 2001, Aurelia celebrò un matrimonio in questo luogo, chiedendo consapevolmente la nostra totale presenza e quella della Reame di Luce. Era la prima volta dai tempi dell'affondamento di Lemuria che una cerimonia di matrimonio si svolgeva nell'ottava fisica, precisamente nel luogo di quinta dimensione in cui è situato il tempio. Questo rappresentò uno dei momenti di più grande gioia per noi e le offrimmo tutto il nostro supporto. Io, Anamar, mi unì completamente alla mia amata Aurelia durante la cerimonia. Anche se Aurelia non se ne rendeva conto, si stava preparando a una straordinaria esperienza. Seguendo la sua guida interiore, aveva suggerito questo speciale posto a una coppia di fiamme gemelle che avevano affidato a lei la celebrazione del loro matrimonio. I Lemuriani, insieme al Consiglio di Lemuria e agli esseri del Reame di Luce, erano veramente felici per questo evento. Letteralmente centinaia di migliaia di noi, accorrendo a milioni dal regno invisibile, partecipammo alla cerimonia nei nostri corpi eterici. In un certo senso è stata una fortuna che lei non potesse vederci, perché altrimenti sarebbe stata alquanto intimidita, considerata l'entità della folla presente. Pare che tutti gli abitanti di Telos e gli esseri del Reame di Luce del Monte Shasta fossero lì presenti ad applaudire la riattivazione nell'ottava fisica della fiamma dell'amore per le fiamme gemelle. Fu solo dopo il matrimonio che le rilevammo maggiori informazioni sulla vera natura del tempio e la straordinaria riattivazione che aveva avuto luogo sul pianeta durante quella cerimonia. Seguendo il proprio cuore e la propria guida interiore, ci divertì vedere come lei ci avesse offerto l'opportunità di creare questa meravigliosa apertura verso il piano fisico. Lo scenario che avevamo atteso per così tanto tempo si mostrò in una sequenza perfetta, senza che lei avesse avuto alcun sospetto su cosa realmente stesse accadendo al di là della cerimonia del matrimonio. Anche questo ci fece sorridere. Molti si sono resi conto che le vostre relazioni matrimoniali spesso sono distruttive, portano più stress e delusione che gioia e felicità reciproca. La ragione per cui sono così difficili consiste nel fatto che si basano sulla dualità piuttosto che sull'unità dell'amore divino. A meno che una relazione non sia fondata sull'unità, non potrà mai esaudire tutti quei bisogni e desideri del cuore che sentite nel vostro intimo. Adesso, amici miei, permettetevi di tenere una piccola lezione. In qualità di guardiano della perenne fiamma dell'amore, ho osservato le vostre relazioni molto a lungo. A quelli di voi che stanno aspettando il loro amato da qualche altra parte, al di fuori di se stessi, lasciatemi dire che non funziona in questo modo. Il vostro amato è sempre parte di voi stessi. Lui o lei può avere un corpo nel mondo esterno, ma incontrare la propria anima gemella quando non si è completamente pronti per questa iniziazione rappresenta un po' un tiro mancino. Spesso questo non è realmente nel vostro interesse, perché l'esperienza della terza dimensione
non offre sempre compatibilità di caratteri e spirito, a meno che entrambe le parti non abbiano raggiunto lo stesso livello di maturità ed evoluzione. Ascoltate questo attentamente. Cercate prima dentro di voi, in ogni cellula ed elettrone del vostro corpo, nel vostro cuore e nella vostra anima l'amore per il quale vi state struggendo. Cominciate innanzitutto a sviluppare una relazione nella consapevolezza dell'unità dentro voi stessi. Tutto è lì in attesa che voi vi prestiate attenzione. Il vostro complementare divino vive esattamente dentro di voi. Il rapporto che state cercando non è altro che il riflesso del rapporto con il vostro sé superiore. Quando imparerete ad amare voi stessi in ogni aspetto del vostro essere, in ogni aspetto della vostra divinità, in ogni aspetto della vostra esperienza umana, allora l'amore divino per il sé diventa il sovrano del vostro cuore e della vostra vita e non avrete bisogno di cercare più da nessun'altra parte. Saprete che l'avete trovato e davvero non importerà che forma esso prenda. Il vostro cuore si sentirà colmo e completamente appagato. A questo stadio della crescita spirituale, lo specchio o il riflesso del perfetto amore per il sé si manifesta tangibilmente nella vostra vita. Questa è una legge divina e non potete essere tratti in inganno. Si farà vedere nella vostra vita con la tempistica divina. E non peserà l'attesa, perché avrete già integrato nel vostro cuore l'oggetto del vostro desiderio e del vostro amore. Una volta raggiunto questo stato di amore divino nel vostro cuore, niente sfuggirà alla vostra attrazione, neppure la vostra anima gemella. Nel nome del divino amore vi suggerisco di cominciare adesso a cercare il vostro amato dentro il vostro sé. Questo è il modo più veloce per unirvi con la vostra fiamma gemella. Non avete bisogno di mettere annunci sui giornali o di frequentare locali per single. Lui o lei penderà letteralmente dalle vostre labbra. Non potrete evitarlo. Possiate incontrare tutte le vostre prove nell'abbraccio del divino amore. È un piacere per me invitarvi a venire la notte al mio tempio, dove tengo classi per quelli che desiderano riunirsi con la loro fiamma gemella. Non mi sto offrendo di diventare un organizzatore di incontri, come lo chiamate voi. Noi desideriamo aiutarvi a riconnettervi con quella meravigliosa parte del sé che avete abbandonato molto tempo fa, quella parte reale che magnetizzerà. Attrarrà a voi il vostro amato e qualsiasi altra cosa desideriate dalla vita. Non materializzeremo il vostro amato per voi, ma vi mostreremo come attivare questo amore per il vostro sé. Vi insegneremo il vero significato di divina unione. Prima di andare a dormire, stanotte, chiedete alle vostre guide di portarvi nel tempo dell'unione per frequentare le vostre classi. I miei colleghi insegnanti e io saremo lì a ricevervi. Vi prometto che passeremo piacevolmente il tempo insieme. Se non vi ricorderete di aver viaggiato fino a qui, non vi preoccupate. Con l'assottigliarsi dei veli, sempre più persone alla fine si apriranno al ricordo delle molte piacevoli avventure notturne insieme a noi. Io sono Anamar, il guardiano del Tempio dell'Unione e della fiamma perenne dell'amore immortale. Matrimonia Telos. Molti di voi si chiedono qual è la nostra visione a Telos delle relazioni sentimentali e se ci sposiamo e abbiamo famiglie come le vostre sulla superficie. Dal momento che viviamo molto a lungo e che il potenziale per avere famiglie molto numerose è grande, è di massima importanza programmare attentamente in vista del bene di tutti. A differenza di quanto avviene per la gente della superficie, a nessuno di noi, a Telos, è permesso di mettere su famiglia senza aver raggiunto la maturità e la preparazione per compiere un passo così importante. Per esempio,
Non permettiamo che dei giovanissimi abbiano bambini, così come accade nella terza dimensione. Nella nostra società abbiamo due diversi tipi di matrimonio. Il primo tipo è costituito da un legame di matrimonio. Due persone che sono attratte sentimentalmente l'una dall'altra decidono di unirsi in un vincolo matrimoniale che non è necessariamente permanente. Queste si sposano e convivono per imparare l'uno dall'altro, per crescere e maturare insieme, per fare esperienza della vita e godere il più pienamente possibile del compagno. Questo dura finché entrambi sono profondamente felici e soddisfatti della loro relazione. Non c'è obbligo di restare insieme per sempre, perché queste unioni non costituiscono necessariamente un impegno che dura tutta la vita. Alle coppie che sono impegnate in questo tipo di legame non è permesso avere figli. Crescere dei bambini non rappresenta l'obiettivo primario di questi matrimoni. Tali unioni possono durare da pochissimi a centinaia di anni o più. Per noi non si tratta di una questione di controllo sulle nascite. La nascita di un bambino è considerata qualcosa di straordinariamente prezioso e un grande evento per l'anima che si incarna. Il concepimento di un figlio si ha solo su invito nella nostra società, non si verificano cose come una gravidanza non voluta. Una donna, telos, può restare incinta solo se lo vuole e solo dopo una preparazione seria e ben programmata. Di per sé, le unioni sessuali non determinano una gravidanza se manca l'invito diretto a una specifica anima. Ciò che state sperimentando nella vostra società con le gravidanze indesiderate a seguito dei rapporti sessuali è il risultato di un distorto cambiamento a livello genetico. Anche questo aspetto guarirà al momento opportuno, quando il vostro DNA sarà pienamente ripristinato attraverso l'accettazione dell'amore incondizionato per sé e per tutte le forme di vita. Nei legami di matrimonio, le coppie possono porre fine alla loro relazione in qualsiasi momento, senza che siano feriti i sentimenti né violati gli impegni dell'uno verso l'altro, e poi esse possono cominciare un altro rapporto se lo desiderano. In questo modo, nessuno continua una relazione per motivi distorti, come fate nella vostra società. Ogni coppia, telos, è molto felice. Perché non c'è altra ragione per stare insieme se non un amore profondo e una soddisfazione reciproca. Questi matrimoni sono considerati parte delle molte esperienze che la vita e l'evoluzione offrono. Quando una coppia sente di aver completato il percorso comune, ci si ringrazia l'un l'altro per il tempo trascorso insieme sul sentiero della vita e si va avanti. Si resta sempre davvero buoni amici. L'unica cosa da fare è richiedere al consiglio lemuriano di Telos lo scioglimento del legame matrimoniale, cosa che viene concessa sempre, senza alcun dilemma. Sarebbe impensabile per ognuno di noi considerare di rimanere in una relazione a meno che non ci sia totale armonia, piena realizzazione e una profonda convinzione. Il secondo tipo di matrimonio è quello dell'impegno sacro di matrimonio. Solamente nell'ambito di questo tipo di unione è concesso avere figli e far domanda di portare nella comunità una nuova anima. Dopo che una coppia si è impegnata nel primo tipo di matrimonio per diverse decine o qualche centinaio di anni, le due persone possono decidere che l'esperienza dell'uno accanto all'altro è durata abbastanza da sapere con assoluta certezza che l'amore reciproco è privo di vizi e assolutamente durevole. Allora possono desiderare di prendere un impegno che duri tutta la vita. Dal momento che abbiamo reso immortali i nostri corpi, un vincolo per la vita, generalmente nella nostra società, può significare davvero un lungo periodo di tempo che si estende per migliaia di anni. Per questo tipo di matrimonio non è più contemplata la possibilità di scioglimento o quello che voi chiamate divorzio. Perciò, una coppia unita da molto tempo nel legame matrimoniale deve essere assolutamente convinta dell'impegno reciproco prima di scegliere di intraprendere quella che è considerata una relazione permanente. Le due persone
Staranno insieme tanto a lungo fino a quando uno di loro o entrambi non saranno pronti per passare ad un regno superiore di evoluzione o di servizio. In questo caso, uno o entrambi potrebbero lasciare Telos per andare su un altro pianeta o su un nuovo livello a loro scelta. Questo potrebbe avvenire solo dopo moltissimo tempo passato insieme e dopo che la famiglia d'origine si è sviluppata in più generazioni. In questo tipo di matrimonio possono nascere uno, due o talvolta tre bambini. Il periodo di gestazione per la madre è di 12 settimane. Dato che i genitori hanno vissuto insieme per moltissimo tempo, legati in matrimonio, hanno già potuto sperimentare qualsiasi cosa a livello di coppia. Adesso sono pronti per un ulteriore passo. Hanno raggiunto un grado di maturità e di conoscenza sufficiente perché venga loro accordato il privilegio e l'onore di mettere su una famiglia. Solamente ai nostri concittadini più maturi ed evoluti è accordato il privilegio di avere bambini, dando la nascita ad anime nobili e maggiormente progredite e perpetuando così una civiltà illuminata. Nella nostra società non esistono orfani, né figli che vengono abbandonati o allevati con le difficoltà in cui un genitore single si imbatte nella vostra società. La nostra vita familiare è così attentamente e saggiamente programmata che i bambini non subiscono traumi come essere indesiderati, abbandonati o maltrattati. Ognuno è considerato un prezioso dono di Dio, amato e onorato non solo dai genitori, ma anche dall'intera comunità. La nostra civiltà è pienamente consapevole della sacralità del ruolo di chi ha figli e questo compito non è mai preso alla leggera, né viene assunto senza l'appropriata preparazione. Noi preghiamo affinché sulla superficie presto cominciate a onorare il crescere i bambini in modo più responsabile e illuminato.